Liquidità, accesso più veloce ai bandi, meno burocrazia, tempi di pagamento certi, ma anche sostegno alle fasce più deboli della popolazione. Queste le richieste dei rappresentanti delle categorie produttive lecchesi e comasche all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, giunto all'Ariofiere Erba per acquisire direttamente dal territorio una fotografia concreta del tessuto economico lariano. È stata una mattinata molto concreta, molto sincera, molto diretta, in cui sono usciti vari temi, alcuni ovviamente più settoriali, il tema ovviamente del turismo a come Lecco è centrale, alcuni più generali, il tema della liquidità e della burocrazia sono, come dire, due temi fondamentali che sono usciti da tantissimi interventi. Dopodiché devo dire che c'è stata una sensazione molto positiva, perché la riunione è stata particolarmente partecipata anche come numero di interventi sia istituzionali che delle categorie, e siamo passati, come dire, dalla diocesi che ha portato, come dire, non tanto il grido di dolore ma l'attenzione sulle fasce più deboli, che è un tema fondamentale, fino ovviamente a Polis e alla parte universitaria, che ha dato, come dire, degli stimoli rispetto a delle necessità che dobbiamo in qualche modo cogliere come opportunità per guardare al domani. E il tema della collaborazione, che in questo caso è anche una collaborazione interpersonale, è un tema serio. Bisogna, come dire, tutti rimboccarsi le mani e mettersi insieme ed unire le forze. L'incontro, parte del tour Riparti Lombardia, servirà a indirizzare gli interventi legislativi e di indirizzo che dovranno caratterizzare la ripresa e la ripartenza lombarda. È importante, se queste riunioni vogliono avere un senso, per poi riuscire a costruire, come abbiamo detto, da qui ai primi di giugno, quando finiremo questo percorso, un documento che possa essere utile e pragmatico. Serve sincerità, bisogna raccontarsi esattamente non solo qual è la situazione, ma quali sono le richieste, cosa serve. Anche il mondo dello sport, oggi è intervenuto col CONI, dicendo lì sì, lanciando un grido d'allarme rispetto alla parte psicologica dei ragazzi, fino ad arrivare alla necessità di un aiuto per tantissime associazioni sportive che ci sono sul territorio, e quindi, come dire, questo tour molto veloce deve raccogliere tutto questo, perché poi le risorse ci sono ma vanno spese bene, le risorse ci saranno, vanno velocizzate nella messa in disponibilità dei cittadini per quanto riguarda il sostegno alle imprese, per quanto riguarda l'investimento, ma è evidente a tutti che dobbiamo utilizzarle bene.